ragazze, benvenute. Questo è un video Get Ready With Me, dato che stasera ho gli invitati a casa. Mi preparo, quindi volevo prepararmi un po' con voi, truccarmi un po' con voi. Ovviamente faccia struccata, scusate, sono brogliosa. Allora, volevo approfittare di questo Get Ready With Me per provare il pennellino che ho appena lavato, che mi si è anche asciugato perché è mignonissimo e si asciuga direi in un nanosecondo, fantastico, che è questo qui, che è, non è altro che il sosia di quello di H&M, che io già posseggo e vi faccio vedere, ed è il pennello di Pro Professional di acqua e sapone. L'ho pagato 3,99 e per un pennello del genere direi che è perfetto come prezzo, ed è un pennello kabuki angolato, come vedete è fittissimo e soprattutto è molto morbido. Ve lo metto in paragone al, scusate che lo prendo, al pennello tagliato di H&M. Allora, da quello che io posso notare, quello di H&M è più, ha una sezione qui sotto più stretta, quindi i peletti e le setole sono più fitte rispetto a queste, che sono leggermente un pochino più sul largo, mentre questo è più sul stretto, vedete. Però comunque come dimensioni più o meno ci siamo, più o meno ci siamo. Guardate qui, sono a livello, ecco, adesso si sono a livello, più o meno ci siamo. Forse questo le setole un pelino più lunghe, ma essendo oblique, cioè, non si nota molto. Comunque, allora, questo ho intenzione di utilizzarlo per il fondo, perché ha una sezione un pelino più aperta rispetto a questo, che è più stretto. Questo io lo utilizzo per il correttore, mi sono sempre trovata benissimo. Volevo utilizzarlo perché è perfetto sia per i prodotti compatti, per il fondotinta e anche per i blush cremosi. Però dato che mi sto trovando veramente tanto bene con lo stipple brush sempre della Pro, infatti se vedete sono identici, appunto perché sono della stessa linea. L'unica cosa che rispetto a un pennello di acqua e sapone normale, questo è un pochino più corto, e rispetto al kabuki angolato di H&M questo è un po' più corto. Eccolo, vedete, è leggermente, è un pelino più corto, ma fa niente. Mi sto trovando veramente bene ad applicare il blush cremoso con quello di acqua e sapone, quello stipple brush, e adesso, dato che ho comprato questo proprio da pochissimo, l'ho lavato, si è asciugato veramente tanto in fretta, non mi ha perso né colore né setole, per fortuna. Adesso proverò ad applicare la BB Cream di Garnier. Io ho già messo la mia crema idratante, il mio contorno occhi, e quindi direi di passare a evitare di farvi vedere anche questo video struccato, perché se no mi sa che mi picchiate, perché sono obbrobriosa. Allora, vediamo come ci troviamo, ma vediamo poco. Incomincio a picchiettare il prodotto io in genere e poi lo vado a stendere. Allora, è un po' difficile, eh? Non lo so, forse perché ha il manico piccolino, però non lo so, non mi, alla prima impressione mi dà di un po' scomodo. Però come odore fa, eppure l'ho lavato, però fa ancora odore di chiuso. Non lo so, lo vedo un po' difficile come pennello, sapete? A prima impressione, appena applicato, non lo so, mi sento sempre, quando avete la sensazione che vi sentite scomode, ecco. La sensazione è quella. Però come pennello in realtà è molto comodo, perché la parte angolata vi permette di andare anche nei bordi del naso, sotto qui, ed è un pelino più morbido rispetto a quello di H&M, perché quello di H&M comunque è un pelino più fitto, e quindi secondo me tende, almeno sulla mia pelle, tende un pochino al duretto. Invece questo noto che è un pelino più morbidino. Difatti secondo me
Adesso prima impressione, perché è una prima impressione. Secondo me è più comodo questo per il blush e per le polveri compatte che quello di H&M per le BB cream. Forse quello per le BB cream è molto più adatto. Io però per le BB cream ancora non l'ho provato e quindi non saprei dirvi. Serve uno specchietto, mannaggia me perché non mi sono preso uno specchietto. Scusate. Non lo so, ma questo specchio qui della Babyliss ogni tanto non mi trovo benissimo. Perché si gira, si fa tutti i cavoli suoi. Preferisco tenere lo specchietto, questo qui, che mi vedo da vicino e vedo se la luce mi fa vedere difetti. Però comunque il prodotto lo stende bene. Non male, non stende malissimo il prodotto, pur essendo una BB cream e essendo anche un prodotto, scusate, mi è caduto lo specchio, non si è rotto per fortuna. È un prodotto molto leggero, quindi mi ha coperto relativamente. Vi faccio vedere la copertina qui perché vedete, io qui ho dei puntini. Vedete, comunque ha una coperenza leggera e per tutti i giorni va bene perché almeno non è un prodotto che chiude i pori, non è troppo tamugno, come si può dire. E quindi non vi chiude i pori della pelle e non vi crea punti neri. Allora, io adesso come correttore, dato che comunque vorrei un po' correggere queste occhiaie orrende, ho appena scoperto che il mio amato Instant Anti-Age di Maybelline sta andando fuori assortimento. Quindi ragazze, perché dico così? Perché sul sito della Maybelline non è più presente tra i correttori. È presente il fondotinta, ma il correttore no. Quindi non vorrei che chi a Screech ha comprato quella volta la versione nuova del correttore, che qui in Italia ancora deve arrivare, perché a Londra c'era già, lei l'ha comprato, in Svizzera c'era già, non vorrei che deve arrivare. Perché in genere quando tolgono un prodotto o perché lo stanno rifacendo nuovo o proprio perché non è piaciuto, però non credo che non sia piaciuto, credo che sia un prodotto che sia abbastanza piaciuto e comunque è molto comodo per la pallina, almeno io mi trovo benissimo. Quindi Maybelline non lo togliete, ma credo che lo stiano rifacendo nuovo, quindi aspetto la versione nuova. Però se volete comprarlo, farne scorta, andate o da Tigo Tao o da Acquasapone, è in offerta comunque 6,95. Io ho cercato nel Tigo Tao più vicino, ero in giro a Bologna, ho cercato in un Tigo Tao lì vicino, perché c'era il negozio di animali e il mio piccolino aveva bisogno del pellet da mangiucchiare, che sennò continua a squittirmi, è un po' fastidioso ogni tanto dopo che continua 10 minuti di fila. E quindi ho provato lì, ma erano già tutti finiti. Mannaggia me. E allora oggi volevo provare, dato che ce l'ho, l'Instant. No, cos'è questo? Il Matte Perfection di Rimmel. La mia è la tonalità 010. L'ho comprata un po' di tempo fa. Era in offerta, allora un po' di tempo fa. Quando è uscito? Mi sa che è uscito da un bel po'. Allora, prima lo scarico un po' sulla mano perché ha il pennellino, però. Un po' scomoduccio, non lo so, mi trovo un po' scomoda. Difatti io cosa faccio? Lo applico sulle occhiaie, contorno del naso, uno o due punti e bonale. Sì, anche facciamo anche qua sotto, dato che è un correttore anche illuminante, perché vedete? Comunque un colore chiaro e illumina. Vediamo cosa ne viene fuori, se sarà un mostro. Entro stasera apparirà un mostro in me o che cosa. Mamma mia, non lo so, ma mi sento scomodissima, una pessima luce. Nonostante tutto. Come lo vedete? Non ci avevo mai fatto caso. Ma non è brutto. Cioè, io adesso sembro un cadavere vivente, però
Però solo per la BB Cream vedete che già qui non vedo niente perché ovviamente ci ho messo, mi sto aspettando di sfumare il prodotto. Però vedete che comunque è già diverso. Non lo so perché, ma credo che sia. Forse perché comunque è un prodotto cremoso ma lievemente illuminante. Difatti anche vedete sotto l'arcata sopraccigliare come l'ho messo. Vedete come ha alzato tanto lo sguardo. Non è male, eh. Non è per niente male. Ah sì, credo che adesso me lo tengo bello bello qui e credo che lo proverò un po' tutta la settimana e vi faccio sapere. Perché comunque guardate, illumina tanto, apre tanto lo sguardo e soprattutto copre abbastanza. Se sei mitico, è mitico questo coso. Non pensavo. Difatti qui dice correttore e illuminante 2 in 1. Perché Erika non leggi mai le confezioni? Non lo so. Vabbè, comunque. Il prodotto è questo. C'è anche il fondotinta. Molti mi dicono che il fondotinta è ottimo. Ho letto qualche recensione in giro, blog, youtuber. Ho sentito che comunque il fondotinta è ottimo. Se non sbaglio anche Sara Cosmesi ha fatto un video. Che saluto, Sara. Ciao. E Sara, a parte che Sara è una tentazione, ogni volta che fai consigli per gli acquisti, io sono lì che mi scrivo. Questo me lo devo ricordare, lo voglio andare a vedere. E poi è una tentazione per il portafoglio. Mi sa che il mio portafoglio prima o poi piangerà. Perché vabbè, adesso sto resistendo, sono in stop. Però è troppo una tentazione. Insomma, Sara, ti prego, basta. Comunque, a parte tutti gli scherzi, no, Sara è una delle youtuber che seguo tanto volentieri perché mi piace tantissimo. Per un po' spero di vederla. Perché è tantissimo che la seguo, ma non ho avuto mai l'opportunità di vederla. E pensare che c'è anche mia sorella che ha un campeggio lì a Cuneo, qui la Liguria e il Piemonte non è che sono tanto distanti. Ci potrei anche fare un pensiero, ma dato che il mio cervelletto è bacato, Sara, tu devi capire che prima o poi ci organizzeremo. Sì. Ah, e. A parte le cavolate che sto dicendo, comunque, no, mi farebbe veramente piacere. Tra l'altro, poi io seguivo tanto una youtuber che è un'amica di Sara, se non sbaglio, che è Cristina Generale. Io non la vedo più sul tubo e mi dispiace tantissimo perché era una ragazza che mi piaceva tanto seguire, soprattutto seguivo tanto i suoi tutorial. Ed era anche una ragazza che mi piaceva tanto anche per le recensioni perché provava prodotti che comunque io non ho mai avuto l'opportunità di provare e sapere il parere di una persona che li sta provando mi piaceva. Poi mi piaceva molto come spiegava e parlava, quindi non lo so, non credo che lei guarderà i miei video e mi dispiace di cuore, però spero sinceramente che torni a far video perché era veramente tanto brava. Devo ammettere che era veramente brava e mi spiace tantissimo che non ci sia più a far video. È già da maggio dell'anno scorso che non fa video. Mi dispiace veramente tantissimo perché è una ragazza, come ho appena detto, bravissima e che secondo me merita di stare sul tubo. Però purtroppo per persone cattive qua sul tubo, molte persone offendono. E una youtuber dopo un po' dice: ma perché mi devo stare qua ad offendere? Io prendo e me ne vado, cioè. Non hanno tutti i torti, eh. Però non è anche giusto nei confronti. Cioè, non dico che non è giusto nei confronti perché dopo un po' mi stuferei se mi offendono tutti i giorni. Però, cioè, non è corretto che qualcuno offenda. Fatti un po' i cavoli tuoi, tu non mi conosci, io non ti conosco, io non ti ho mai offeso, ma tu non ci devi neanche provare ad offendermi. E sarà che io sono una persona, io non chiudo un canale perché sennò te la do vinta, piuttosto resisto, ingoio il rospo, mi farò il sangue amaro perché poi io ci sto male tipo 20 anni per una cosa del genere, però dopo un po' mi passa e non me ne frega niente, cioè non mi faccio abbattere da persone cattive, perché nel mondo le persone cattive ci sono, da che mondo è mondo. Però purtroppo queste persone qua che hanno fatto chiudere anche nel canale a Valalbi, anche quella ragazza lì la seguivo tantissimo, faceva delle recensioni bellissime ed era una delle poche youtuber che comunque di cui mi fidavo tanto. Infatti grazie a lei ho preso un paio di prodotti di cui mi sono sempre trovata bene. Purtroppo però non fa più video appunto per la cattiveria e la stupidità di alcune persone.
quindi purtroppo non fa più video. Ah, vi volevo far vedere una cosina. Allora, adesso sono passata al blush, in questa palette qui, che è praticamente una Z palette di produzione del mio ragazzo. Un ragazzo d'oro, sì, lo so. Mi sono fatta, allora, dato che le Z palette costano tantissimo, e sinceramente spendere tanti soldi per una cosa in cartone o in legnetto incompensato, assemblata, piuttosto me la sono, dato che il mio ragazzo è un tuttofare, un cioppinaro nato, mi sono fatta fare la mia palette personalizzata. E difatti, eccola qui, con ho depotato tutti i blush di Pupa che avevo comprato. Quelli della Like a Doll erano in offerta. Una volta ho fatto una pazzia, sì, lo so, sono stupida. E li ho messi tutti qui dentro. Vedete, è alta, quindi ci stanno perfettamente, comodamente. Sono questa è una carta magnetica che io ho trovato. Se mi domandate, non è proprio magnetica, cioè attacca, sì, attacca. È praticamente una carta fotografica magnetica da frigorifero. Io l'ho girata, l'ho incollata, ho fatto la prova con qualche ombretto se si attaccava e si attacca perfettamente. Cinesi 1,50 euro. E me la sono fatta costruire, è troppo carina. Poi ho trovato questa, è una carta da party di cui il mio ragazzo poi mi ha ricoperto tutta la palette, vedete? Motivo carino, ho preso i due tipi, questa e una rosa. Adesso piano piano me ne faccio fare una più piccola, più bassa, perché vedete lo spessore comunque è molto alto, ma l'ho fatto apposta perché ovviamente i blush cotti sono un pelino più alti. Me ne faccio fare una più bassa perché ho qualche ombretto anche da depottare, da metterci dentro. E cioè, ragazzi, se pensate che una Z palette costa quella large, mi sa che ho visto che costa su 26 euro su eBay. Sapete quanto l'ho pagata? Direi 5-6 euro assemblata. E poi è personalizzata perché comunque me la sono fatta io. Cioè, io, il mio ragazzo. Mi prendo i meriti io, ma me l'ha fatta il mio ragazzo. No, comunque è un ragazzo veramente d'oro. Se gli chiedo una cosa, lui con gentilezza poi me la fa. E devo dire che mi trovo molto bene perché con il mio ragazzo sì, ovvio, se no non mi sposare, non mi sposerei mai. Mi trovo bene con questa palette, sapete perché? Perché una volta ce li avevo nel cassetto, li avevo depottati e messo in delle plastichine che avevo trovato su eBay a poco, li avevo appoggiati dentro per poi riportarli in una palette, perché pensavo che in una palette ci stesse, invece non ci stavano. Adesso fatti in questo modo, io la palette ce l'ho qui sul tavolo. Oppure qui nella zona palette qui dietro e li utilizzo tantissimo perché nel cassetto io non li utilizzavo quasi mai e quindi è stata veramente una cosa fantastica, una scelta azzeccatissima. E quindi sai, il mio ragazzo veramente per questo piccolo regalo che mi ha fatto. Io in genere ogni volta che metto il blush ne metto sempre che mi piace metterlo. A me piace che si vede. Non in troppo pacchiano, però una volta che poi magari l'ho messo così lo vado un po' a rendere un pelino più naturale con la cipria. Vedete? Ecco, soprattutto qui davanti. Magari non si farà in questo modo, ma a me piace che si veda il blush, quindi lo metto in questo modo. Poi prendo il mio pennellino di Elfs. Fatemi sapere perché io, dato che sono a casa ultimamente sono a casa, appunto, mi sto interessando a costruirmi, a parte cercare lavoro tipo ogni giorno, ma io non ho capito, ma il lavoro è sparito o le agenzie di lavoro non mettono le cose su internet? E se vai in agenzia, perché mi sono iscritta tipo a tutte le agenzie di di Bologna, dicono sempre mi dispiace, ma cioè è brutto sentirsi dire mi dispiace, ma ultimamente non abbiamo nessun tipo di offerta e quindi dovremo aspettare per appena abbiamo qualcosa te lo facciamo sapere. Cioè, vi sembra il caso che qui in Italia sia così? E i nostri politici si mangiano un botto di soldi ogni mese, ci sono persone che si suicidano perché non riescono a mandare avanti la famiglia, ce lo vogliamo dire? Ma comunque,
Io ringrazio sempre il Signore perché sono stata fortunata e sono fortunata ogni giorno anche per avere una videocamera e par poter parlare con voi. Cioè, io mi rendo conto che sono veramente tanto fortunata e anche tantissimo. E io ringrazio il Signore per ogni singolo regalo che ci fa ogni giorno. Però è veramente brutto sentirsi dire cose del genere, sentire al TG cose del genere. Non è per niente giusto quello che sta succedendo oggigiorno in Italia. Però comunque, volevo dirvi, dato che ho tanto comunque tanto tempo libero, ma veramente tantissimo, oltre a dedicarmi alla casa, e devo dire che mi piace, mi piace, mi piace. Sono una piccola casalinga. Fatemi sapere, dato che mi sto dedicando, sto sviando, sì, lo so, io sono una che svia sempre, perché mi vengono tanti pensieri in mente e poi svio sempre. Dato che mi sono data un po' al fai da te, infatti non so se avete visto la mia foto di Instagram, il mio bellissimo barattolino dei matitoni per le labbra, sia quello grande che quello piccolo per le matite. Devo dire che con poche cose a casa ci si arrangia sempre per fare una postazione. Make-up bellissima, non serve sempre comprare delle cose. Io mi sono fatta un porta rossetti con, posso dirlo, col contenitore delle chiacchiere. È una cosa stupida, magari ve lo farò vedere un giorno, magari posto una foto. Però le chiacchiere, quelle lunghe, quelle col cioccolato sopra, quelle classiche, la plastichina è una plastica trasparente grossa, sarà grande circa così, rettangolare. Ci ho messo i rossetti, perfetta, si vedono tutti perché comunque è plastichina trasparente e si vedono benissimo tutti, i rossetti sono tutti belli in forma e devo dire che azzeccato, Erika, azzeccatissimo. Cioè, perché ultimamente sono del tipo che basta avere, se ci giriamo bene in casa, vediamo bene cosa abbiamo e se possiamo crearci un qualcosa per la nostra postazione o anche per decorare il bagno, perché no? Fare delle decorazioni per il bagno, per la cucina. Sono spunti che comunque a me vengono ogni tanto, così magari guardo un prodotto e dico, cavoli, io vorrei fare questa cosa qui e me lo creo. Quindi è carina come cosa, dai. E ultimamente mi sono creata appunto questo barattolo qui. Per i rossetti e anche un barattolino col barattolo della Nutella, che il barattolo della Nutella è bellissimo per le matite, e ce l'ho sull'alzatina lì nel reparto gloss perché mi sono fatta due reparti separati dato che non ho possibilità di spazio, diciamola così. E quindi oggi sono anche andata a comprare Leroy Merlin, uno di quei vasi trasparenti ovali, lunghi e ovalizzati, per metterci i gloss, perché ho cambiato il recipiente del gloss per farlo comunque tutto in tinta, tutto bello, tondeggiante, tutto bello così. Non l'ho pagato tantissimo, ho pagato 6 euro. Vabbè, per un vaso trasparente può essere tanto, però comunque per l'effetto che ci devo fare io va benissimo. Ci ho comprato poi le perline. C'ho un capello qui attaccato alle ciglia, mi dà un fastidio immenso. Scusate, ma ho veramente un capello che mi dà fastidio alle ciglia. E sapete quando avete quel ma. Porca la miseria, mi dà un fastidio terrificante. E proprio adesso doveva farlo. Ma che cosa? Ah, ecco, l'ho tolto. Mi trovo veramente tanto bene, carini. Ci ho messo la sabbietta, i miei cristallini. Bello, bello, mi piace troppo. Alright, è bellissimo. Niente, io sto usando questa palette di Beauty UK che mi avevano mandato ai tempi dell'era glaciale. E faccio giusto un trucco un po' così, anche perché devo andare a stendere la pizza, perché a parte che gli invitati arrivano per le 8:30, 9,
abbiamo invitato una coppia di amici più un amico nostro. Mi piacerebbe incontrare qualche ragazza di YouTube che è qui a Bologna, perché io sono a Bologna da un po'. O sono io la sfigata? Ma io non ho trovato, cioè, fatemi sapere. Chi è di Bologna mi scrive un messaggio qui sotto. Perché io youtuber di Bologna non ne ho ancora incontrati. Ma dove sono andate a finire le ragazze di YouTube di Bologna? Ma sono solo io la sfigata che non le trovo? Che cosa? Buh. Comunque, dai, il mio trucco è quasi finito, vi lascio andare. Sono 30 minuti che parlo. Ma se sono pesante, santo cielo. Comunque, metto la matita, la mia piccolissima matita nera, come diciamo eyeliner, diciamo, perché vediamo se ci riesco. Comunque, vedremo, dai. Adesso che incomincia la bella stagione, incominciamo a vedere qualche location per il matrimonio. Sono un po' emozionata, devo dire la verità. Ho anche un po' tanta paura. Non so perché, non tanta paura per il matrimonio, però non sento a crederci, quindi mi sento un po' una bimba che dice: ma veramente? Ma davvero? Ma mi devo sposare? Ma sul serio? L'altro giorno mia sorella mi ha detto che quando andrò a Milano a trovarla andiamo a vedere i vestiti da sposa. Oddio, io ho detto no, mi vergogno, non ci posso credere. E quindi era un po' così titubante, ma non titubante che non voglio, cioè mi sembra un sogno irreale, più che altro perché comunque nella mia vita sentimentale ho passato tanti dispiaceri, ho passato come tutte la loro storia che sembrava quella giusta, e poi invece si è ritrovata una storia così che non lo era, pur avendo passato così tanto tempo con una persona a cui comunque non sento più, cioè purtroppo perché mi dispiace, perché comunque è una persona che ho passato veramente tanto tempo, ho passato 7 anni lui, quindi io gli auguro tutto il bene di questo mondo, ma che comunque da una parte mi ha fatto anche soffrire, e quindi io gli auguro tutto il bene di questo mondo, ma non mi ricordo neanche più quello che stavo dicendo. Ognuno passa storie brutte, cose del genere, e il pensiero che mi sto sposando significa che sono guarita, sono felice. E sono arrivata ad un livello che comunque posso dire adesso sì che sto bene. Ed è una cosa strana perché non capita spesso di poter dire una cosa del genere, nonostante io non abbia lavoro. Ma mi rendo conto che sono fortunata perché ho una famiglia veramente fantastica. Sta per arrivare anche il mio nono nipotino, cioè 9 nipotini, 9 piccoli nanettini che se ne vanno in giro a distruggere casa. Bene, però sono veramente contenta perché comunque noi siamo una famiglia un po' come tutte, che ama stare insieme, che comunque non io sono dell'idea che sì, una famiglia si fa la propria, una volta che cresci ti fai la tua famiglia, però io non accetto, dico la verità, non accetto che uno mi dica: tua sorella ormai, dai, se n'è andata, si sta facendo una famiglia per sé, basta. Cioè, non è che ci azzeccate tanto adesso insieme. No, io non lo accetto perché noi siamo sempre, io come la mia famiglia, siamo una famiglia unita che comunque ci sentiamo come quando siamo cresciute insieme, come quando ancora viviamo dalla mamma. Quindi non accettiamo questo fatto che uno ci possa dire. Ma credo in molti la pensano come me. Ti possano dire: adesso basta, siete cresciuti, vi siete fatti una famiglia, siete tu di qua, uno di là, adesso basta, cioè, rassegnati. No, è la mia famiglia, e sinceramente io non accetto che mi vieni a dire: ormai basta. Perché
No, io farò sacrifici, farò 1000 salti mortali per la mia famiglia se necessario. Scusate, prendo un altro mascara perché sinceramente quello di Kiko sta incominciando a far veramente schifo. E quindi ogni volta che posso vado a Milano, sto bene fortunatamente anche se appunto come ho detto non lavoro, però ho delle persone che amo sempre accanto, ho trovato un uomo veramente... che il Signore mi ha mandato, e io ringrazio il cielo sempre per questo. Non, io sono un tipo molto credente, eh. Ognuno la pensa come vuole, io sono un tipo molto credente, più che altro perché ho vissuto, l'esperienza della religione su di me. Scusatemi, sposto un attimo che devo prendere un cotonfiocchino. Quando, non so se vi può interessare, io per le nuove arrivate io ho aperto questo canale, vi dico anche il perché, perché è giusto che voi sappiate, e soprattutto tanto lo scoprirete vedendo i miei video vecchi, se ci sono ancora. Io ho aperto questo canale perché stavo molto male all'inizio e soffrivo di depressione e aprire questo canale per me ha significato liberarmi poco alla volta di un piccolo peso che portavo ogni giorno, dedicandomi anche solo a una piccola passione. Cioè, il make-up per me è una passione che io porto avanti perché mi fa sfogare, perché mi fa divertire, perché mi permette di conoscere persone nuove. E per questo io ho aperto il mio canale, per poter sfuggire da questo buio che piano piano mi prendeva e se mi prendeva non ne uscivo più. E quindi io adesso posso dire che forse sono un po' guarita. Dai. Spero che tutto questo video comunque vi sia stato utile. Io ho fatto giusto un trucco leggero, veloce, non so se si vede. Si vede, sì, dai, più o meno. Giusto per essere presentabile stasera, mi tocco poi la mollettina, sistemo un po' i capelli, vado a stendere la pizza. Se vi può interessare un po' il discorso attacchi di panico, magari per chi ne soffre, boh, fatemi sapere perché non è molto semplice parlarne e mi è anche un po' difficile perché è un po' legato a brutti ricordi che ho vissuto io. Però se vi può aiutare per stare un po' meglio, io vi do solo un piccolo consiglio. Quando state male, che avete l'attacco di panico, o siete depresse, avete una depressione come l'ho avuta io, e non volete vedere nella luce del sole né uscire di casa né vedere nessuno, stare soltanto in un angolo rintanate, pensate alla cosa che vi piace di più, anche una piccola passione, perché sono le piccole cose che comunque ci portano fuori piano piano, giorno per giorno, dal buio interiore che noi abbiamo. Quindi non è facile perché non è facile e io ne sono consapevole. C'è sempre la possibilità che si caschi in questo buio, in questa cosa orrenda ogni giorno. Proprio a me ha guarito il semplice fatto che tirandomi su, pensare ad una mia passione giorno per giorno. Pensare a una cosa stupida anche, chissà che tipo di video potrei fare adesso, giusto per guardare video di altre, darmi un po' uno spunto. Mi ha dato la forza di tirarmi su e poi conoscere il mio attuale ragazzo. Perché una volta che ti tiri su, incominci ad uscire un po' di casa, ad aprire la tapparella, a parlare con la vicina, a chiamare qualcuno, a dire che fai, vieni. Ed è una cosa che bisogna fare a piccoli passi, giorno per giorno a piccoli passi. E a me ha aiutato tantissimo anche il fatto che sono molto credente, quindi questa è una cosa che mi ha aiutato tantissimo. Ognuno poi la pensa come vuole ed è giusto, perché sennò saremmo tutti dei piccoli zombie che giriamo. No, no, io la penso come voglio e voi la pensate come volete. Comunque, basta, smetto di parlare perché sennò questo video arriva a 50 minuti, non mi sembra il caso. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vado a pettinarmi un po' le ciglia perché sto tipo diventando cieca da mezz'ora. Infatti sembro una deficiente che continua a sbattere le ciglia, ma c'è qualcosa sulle ciglia che mi dà fastidio.
metterò un gloss rosa così così, e vi ringrazio per aver visto questo video. Ciao!